Amici di Trade Booster Limited, oggi vi mostriamo un telefono interessante che è dotato di GPS, TV e Wi-Fi. Gli diamo un'occhiata sul piano estetico, vediamo una presa USB laterale, una presa per la cuffia, una fotocamera posteriore, una seconda fotocamera anteriore, abbiamo una trackball e quattro pulsanti laterali con i quali evidentemente navigare all'interno delle funzioni. Poi abbiamo anche dei pulsanti qui sul lato destro del telefono, uno per l'avvio della fotocamera e due per menu, per lo scorrimento dei menu e per il volume durante l'utilizzo del telefono. Il telefono si presenta molto bene, è abbastanza sottile ed è anche abbastanza carino da vedersi. Ovviamente presenta un bel touchscreen, abbiamo inserito dentro due schede del China Mobile, ma purtroppo non abbiamo la TF card per mostrarvi le funzioni GPS. Andiamo a vedere il menu. Il menu anche si presenta abbastanza bene, lo avviciniamo un pochino. Il menu si presenta abbastanza bene, abbiamo un menu per icone, come vediamo, tradotto in italiano. Andiamo a vedere i messaggi. Entrando nel menu messaggi compare una comoda tastiera con la quale è abbastanza facile scrivere. Abbiamo il centro chiamate, le impostazioni del telefono naturalmente sono sempre le solite, dalla possessione della SIM, configurazione interna, ripristino, configurazione di fabbrica, configurazione di sicurezza. Poi abbiamo il menu multimediale con il quale possiamo entrare nella macchina fotografica, nel visualizzatore delle fotografie e delle immagini, il video recorder, il video player, l'editor per le foto, l'audio player, il registratore di suoni, la radio FM e il manager dei file. Allora, poi abbiamo la TV analogica, che chiaramente è un po' rumorosa, poi all'interno comunque del palazzo non si riesce a prendere per bene. Abbiamo i servizi della scheda, abbiamo le email, la possibilità di entrare nel wifi, quindi qui possiamo disabilitare o abilitare il wifi, vedere lo stato, cercare delle reti. Vediamo per esempio, se cerchiamo delle reti qui ne troviamo qualcuna. Poi abbiamo il Java, Opera, MSN, Facebook. Qui abbiamo lo stesso tasto di prima che aprirebbe le mappe se le avessimo installate, la radio FM e i profili. Poi abbiamo ancora un'altra riga con il manager dei file, divertimento giochi, l'organizer chiaramente, di cui possiamo ad esempio vedere il calendario, le cose da fare, l'allarme e così via. Poi abbiamo un'ultima cartella extra dove possiamo vedere la calcolatrice, il convertitore, il cronometro, il lettore e naturalmente le funzioni Bluetooth. Cliccando qui invece si entra nel menu della tastierina telefonica, quindi possiamo vedere, possiamo chiamare con la SIM 1 o con la SIM 2, oppure aprire la rubrica nel tasto centrale, che adesso forse è vuota. Possiamo scrivere il numero, cancellarlo e inviarlo. Abbiamo poi naturalmente la funzione di audio player. Anche questa dovrebbe essere una cartella vuota. No, invece abbiamo una canzoncina dentro. Bene. È un telefono che, a differenza di altri, ha una buona dotazione hardware e una buona dotazione software, l'abbiamo visto. Il telefono ci è sembrato anche molto carino da vedere. Ve lo rimostriamo di nuovo, è un dual camera, GPS, Wi-Fi. Ovviamente all'accelerometro, facendo così cambiano le immagini dello schermo, e anche le canzoni, quindi quando siamo nell'audio player, facendo lo shake, poi vengono cambiate anche le canzoni. Il telefono è questo, ve l'abbiamo presentato, spero vi sia piaciuto, ci vediamo alla prossima recensione.